Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo di un argomento abbastanza semplice che può risultare scontato, però comunque è un argomento che in questo periodo va trattato perché soprattutto a lezione di canto tante persone utilizzano lo stesso microfono e quindi in un periodo particolare come questo vanno tenute delle accortezze. Cantare in libertà. Io vi faccio vedere, ho già ordinato delle spugnette per il microfono in modo da darle a tutti i miei allievi, che sono spugnette personali. Vi faccio vedere. Eccole qua. Si trovano un po' sia nei negozi di musica che su internet, si possono acquistare tranquillamente. Oppure, per chi non avesse le spugnette, può tranquillamente coprire la capsula del microfono. E quelle spugnette hanno anche una funzione anti-pop e anti-fischio, cioè ti assorbono un po' questo rumore che ci può essere. Se prendiamo un fazzolettino di carta e mettiamo con un elastico, mi sono adoperato per fare questo, possiamo tranquillamente coprire il microfono. Ogni persona che viene possiamo cambiare questo fazzolettino e quindi possiamo cantare in tutta tranquillità, senza che poi un'altra persona si avvicini al microfono e canta nello stesso microfono a lezione di canto. So che può sembrare una cosa magari esagerata, non lo so questo, però comunque io direi di prendere delle accortezze perché comunque a livello di igiene è sempre meglio prevenire che curare. Ciao ciao, alla prossima! Bye.